Nel dicembre 2018 chi mi ha preceduto, l'assessore Ponziani. Tra le prime azioni amministrative mise in campo la riapertura della Pinacoteca, un percorso che poi ci ha visto realizzare una serie di appuntamenti, un ciclo di incontri con diverse personalità del mondo della cultura e dell'arte che ci hanno raccontato quello che è lo straordinario patrimonio della nostra Pinacoteca. Oggi arriviamo ad una terza fase del progetto, una fase di digitalizzazione e di multimedialità all'interno della stessa Pinacoteca. Da oggi finalmente i fruitori avranno la possibilità di avere a disposizione delle videonarrazioni che li aiuteranno a comprendere ed approfondire quelle che sono le tematiche, gli autori che sono presenti all'interno della Pinacoteca. All'interno di alcune opere selezionate della Pinacoteca è presente un QR code, quindi con un qualsiasi dispositivo digitale il fruitore si potrà avvicinare e ascoltare quella che è la narrazione di quella singola opera, una narrazione che è frutto di una collaborazione con la Fondazione Tercas, che doverosamente ringrazio per il supporto che sempre fornisce all'amministrazione, ma anche con Wide Open, che è il soggetto realizzatore, e con tutti quegli autori che sono intervenuti e che ci hanno dato la possibilità in qualche modo di realizzare questo straordinario progetto.